Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore. Ecco, prendiamo da questa parola del Signore come nutrimento per la nostra vita e soprattutto queste indicazioni. La prima è che noi siamo sulla terra un Vangelo vivente. Siamo qui per vivere il Vangelo, almeno in alcuni aspetti, e per renderlo presente nel mondo. Questa è una cosa bellissima e ci deve aiutare a capire come dobbiamo, l'importanza che dobbiamo dare al Vangelo. Il Vangelo è Gesù che diventa una buona notizia per la nostra vita e per la vita degli altri. Vivere e annunciare il Vangelo. C'è una bellissima frase che mi ritorna sempre in mente del Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium, che dice così: con la potenza del Vangelo lo Spirito Santo fa ringiovanire la Chiesa, e noi potremmo dire fa ringiovanire la nostra vita. Ecco, noi siamo un po' dipendenti oggi, forse direi quasi anche malati, dall'ascoltare tante notizie che ci vengono dai mass media, dai social media, eccetera, che sono per lo più notizie del mondo, notizie un po' così, spesso negative, qualche volta un po' così normali, serene. Però questa abitudine, senza che noi ci accorgiamo, se non è corretta da un vero impegno di preghiera, di ascolto della parola di Dio, ci fa perdere la coscienza della notizia più importante, che siamo amati da Dio e Lui vuole vivere nei nostri cuori. Mi ricordo un'esperienza che ho ascoltato in una predica del padre Raniero Cantalamessa. Una volta di domenica lui era andato in un convento, mi pare degli Stati Uniti, in un giro di predicazione, e in questo convento c'era l'abitudine che il superiore, il suo incaricato, alla mattina portava ai frati un giornale, il giornale del giorno, insieme alla colazione, nelle loro celle, nelle loro piccole stanze. E una mattina lui si trovava lì, stava per andare a prendere il giornale, e poi ho sentito nel suo cuore che non doveva quella volta
leggere il giornale e distrarsi delle notizie del mondo. Quindi l'ha rifiutato, ha preso la colazione, ha rifiutato il giornale. Poi è andata a pregare e ha cercato di capire perché quella volta gli era venuta questa idea, era la prima volta che gli veniva di rifiutare il quotidiano. E mettendosi a pregare con questo interrogativo sul suo comportamento, gli è venuta in mente questa parola, come una parola di Dio: Raniero, oggi il mio figlio è risorto. Era domenica. Raniero, il nome di padre canta la messa, oggi il mio figlio è risorto. E lui ha capito che doveva dare tutta l'attenzione a questa grande notizia e non confondersi con le mille notizie del mondo. Ecco, anche noi dobbiamo un po' riconcentrarci spesso sulla grazia del Vangelo, portarla agli altri. Poi il Vangelo ci dice anche un'altra cosa: che questa missione che noi facciamo a volte è accolta dagli altri con grande gioia, perché veramente è una notizia straordinaria, bellissima, ma non è sempre così. Gesù dice in questa parte del Vangelo di Luca che ci possono essere delle persone che rifiutano il Vangelo. Questo è un grande mistero di cui adesso non vi parlo, ma è importante saperlo per noi. La testimonianza del Vangelo, che vuol dire anche dell'amore gratuito, del servizio gratuito di cui abbiamo parlato due giorni fa, è non sempre accolto, stranamente non sempre accolto. A volte le persone sono chiuse, addirittura qualche volta sono preda dell'odio, quindi non ha, e rifiutano il Vangelo. Cosa dobbiamo fare? Qui c'è una parola un po' impressionante di Gesù. Dice: uscite da quella città, scuotete la polvere dei piedi contro di loro. Un modo di dire, un distacco profondo da chi avversa il Vangelo, lo rifiuta frontalmente. Perché? Perché noi dobbiamo portare il più possibile il Vangelo a quelli che l'accettano, che lo vogliono e che quindi permettono al Signore di entrare in loro. Poi scuotere la polvere significa anche che l'annuncio del Vangelo è gratuito e disinteressato. Noi non vogliamo niente delle vostre cose, neanche la polvere, perché l'annuncio del Vangelo è proprio gratuito e viene da Dio, quindi non è legato ad interessi umani di guadagno, di stima, di affetto, eccetera, eccetera. E cosa fare poi però verso queste persone che rifiutano il Vangelo? Dobbiamo abbandonare a loro stessi? No, da un lato c'è il distacco, perché dobbiamo concentrarci a costruire la Chiesa di Dio, che è la potenza di salvezza per il mondo. Però dalla prima lettura di Esdra impariamo anche a fare una supplica a nome degli altri, sia di quelli che sono vicini a Dio, che credono, ma anche dei lontani. Non li possiamo abbandonare nella preghiera, anche se nella pratica della vita il rifiuto del Vangelo crea una vera divisione e un vero distacco. Oggi noi siamo poco sensibili a questo, perché abbiamo fatto un mito dell'inclusione, dell'accoglienza, che non tiene conto della dinamica profonda dell'unità. L'unità avviene quando noi accettiamo la verità. Quando la verità è rifiutata, l'unità è quella che fa il demonio, una unità illusoria. Ecco, chiediamo al Signore che ci aiuti proprio a vivere del Vangelo, a testimoniarlo e anche a costruire la comunità, la casa di quelli che credono in Gesù. Così sia.